quella che noi chiamiamo democrazia è un sistema economico, politico, giuridico abbastanza complesso, che ha come caratteristica fondamentale quello di tentare di coniugare la libertà individuale che viene tradotta attraverso la parola diritti e un ordinamento ugualitario della convivenza. Un ordinamento ugualitario vuol dire un ordinamento giuridico che riconosca a tutti i medesimi diritti e in aggiunta, molto spesso, anche se da qualche decennio è in crisi, a questi due elementi, i diritti, l'ordinamento giuridico, nella democrazia come l'abbiamo intesa nella seconda metà del XX secolo, si aggiunge anche lo stato sociale, cioè una serie di capacità date alla dimensione pubblica, perché la dimensione pubblica attui in modo attivo politiche di uguaglianza che rimuovano le situazioni di svantaggio e di disuguaglianza che sono così tipiche nelle società reali. Questi tre elementi, i diritti, ordinamento giuridico ugualitario, azione positiva dello Stato sociale, sono per vari motivi e varie vie oggi in crisi. Questi tre elementi, abbiamo detto, la teoria dei diritti, la teoria dell'ordinamento giuridico come fautore ed elemento principale dell'uguaglianza dei cittadini sotto il profilo formale e lo Stato sociale come principale soggetto attivo capace di intervenire per rimuovere le condizioni materiali della disuguaglianza, sono da qualche decennio in crisi per vari motivi. La nozione dei diritti si è dimostrata non uno strumento di difesa dei cittadini, ma uno strumento grazie al quale sono state fatte guerre nel mondo per la tutela e la difesa dei diritti umani. L'uguaglianza giuridica dei cittadini davanti alla legge è sempre più manifestamente un postulato che molto di rado trova applicazione. La disuguaglianza materiale è crescente ed è anzi concepita come motore dello sviluppo economico. Di conseguenza, la democrazia, nelle forme in cui l'abbiamo conosciuta nella seconda metà del XX secolo, è largamente in crisi e non a caso largamente emergono o riemergono forme di contestazione, di critica alla democrazia o, come si dice, alla democrazia liberale e dunque, in reazione alla crisi della democrazia, la proposta di democrazie non liberali, democrazie illiberali, di cui l'Europa si va purtroppo riempiendo. Uno dei motivi per i quali questi tre fattori vanno della democrazia nella seconda metà del XX secolo sono largamente in crisi, uno dei motivi è una serie di scelte di carattere economico, di modelli economici adottati dalla metà degli anni 70 in poi e anche quei grandiosi squilibri continentali che generano quelle che noi chiamiamo le grandi migrazioni dal Medio Oriente e dal Nord Africa, le quali portano in una società già deteriorata dalla crisi economica e dalla crisi della democrazia, in una società già deteriorata, portano masse di persone la cui integrabilità nei sistemi economico-politici delle democrazie occidentali, chiamiamole così, la cui integrabilità è difficile ed è tanto più difficile quanto più alta è la condizione di disagio economico-sociale dei cittadini, i quali tendono a reagire alla presenza di queste crescenti masse di persone migranti, tendono a reagire dapprima con sopportazione, poi con fastidio e poi anche con xenofobia.
aiutati in ciò dalla propaganda di partiti populisti che naturalmente desiderano lucrare su questa inaspettata e per loro fortunata circostanza, cioè la circostanza di raccogliere consensi larghissimi intorno a crisi reali che le democrazie occidentali paiono non essere più in grado di gestire in modo ordinato e democratico. Questi tre elementi, abbiamo detto, la teoria dei diritti, la teoria dell'ordinamento giuridico come fautore ed elemento principale dell'uguaglianza dei cittadini sotto il profilo formale, e lo Stato sociale come principale soggetto attivo capace di intervenire per rimuovere le condizioni materiali della disuguaglianza, sono da qualche decennio in crisi per vari motivi. La nozione dei diritti si è dimostrata non uno strumento di difesa dei cittadini, ma uno strumento grazie al quale sono state fatte guerre nel mondo per la tutela e la difesa dei diritti umani. L'uguaglianza giuridica dei cittadini davanti alla legge è sempre più manifestamente un postulato che molto di rado trova applicazione. La disuguaglianza materiale è crescente ed è anzi concepita come motore dello sviluppo economico. Di conseguenza, la democrazia, nelle forme in cui l'abbiamo conosciuta nella seconda metà del XX secolo, è largamente in crisi e non a caso largamente emergono o riemergono forme di contestazione, di critica alla democrazia o, come si dice, alla democrazia liberale, e dunque in reazione alla crisi della democrazia la proposta di democrazie non liberali, democrazie illiberali, di cui l'Europa si va purtroppo riempiendo. Uno dei motivi per i quali questi tre fattori vanno della democrazia nella seconda metà del XX secolo sono largamente in crisi, uno dei motivi è una serie di scelte di carattere economico, di modelli economici adottati dalla metà degli anni 70 in poi, e anche quei grandiosi squilibri continentali che generano quelle che noi chiamiamo le grandi migrazioni dal Medio Oriente e dal Nord Africa, le quali portano in una società già deteriorata dalla crisi economica e dalla crisi della democrazia, in una società già deteriorata, portano masse di persone la cui integrabilità nei sistemi economico-politici delle democrazie occidentali, chiamiamole così, la cui integrabilità è difficile. Ed è tanto più difficile quanto più alta è la condizione di disagio economico-sociale dei cittadini, i quali tendono a reagire alla presenza di queste crescenti masse di persone migranti, tendono a reagire dapprima con sopportazione, poi con fastidio e poi anche con xenofobia, aiutati in ciò dalla propaganda di partiti populisti che naturalmente desiderano lucrare su questa inaspettata e per loro fortunata circostanza, cioè la circostanza di raccogliere consensi larghissimi intorno a crisi reali che le democrazie occidentali paiono non essere più in grado di gestire in modo ordinato e democratico. La chiave per una ripresa della democrazia è l'uscita da modelli economici che producono disuguaglianza, povertà, disagio crescente. Questa uscita, se gestita in modo razionale e democratico, questa uscita produrrà le condizioni grazie alle quali vi sarà nuovamente la capacità da parte delle nostre società di includere
anche i diversi, coloro che provengono da culture molto diverse, che hanno avuto esperienze di vita molto diverse e che oggettivamente fanno fatica a integrarsi, ma che fanno fatica tanto più quanto più la realtà nella quale si vogliono integrare è una realtà disgregata. L'articolo 3 della Costituzione è una norma di scopo, una norma programmatica, è sostanzialmente la norma che dice alcune cose. La prima, il popolo non è soltanto nazione, non è soltanto massa, non è soltanto classi. Il popolo è fatto di individui che sono persone. Primo punto. Secondo punto, è necessario che venga istituito lo Stato sociale, perché di fatto di questo si parla. La Repubblica rimuove gli ostacoli, vuol dire che lo Stato repubblicano istituisce una serie di interventi strutturali, sistematici, per eliminare le cause profonde, radicali, delle disuguaglianze che fanno sì che ad alcuni sia concesso, ad altri sia negato, l'accesso a una vita buona, a un progetto di vita in cui il soggetto trovi se stesso realizzato. Il concetto qui è differenze sì, disuguaglianze no. Questo è chiaramente l'elemento democratico, liberal-democratico, personalistico-democratico della nostra Costituzione ed è anche l'elemento statualistico. È chiaro che qui non si dice l'economia ha in sé la capacità di far sì che tutti possano più o meno trovare un modo di vita soddisfacente. Qui si dice che ci deve essere un intervento politico esplicito, mirato, strutturale, strategico. Dunque, quando nel corso della nostra storia più o meno recente è divenuto predominante l'idea che non lo Stato, ma l'economia sia il motore della società, il suo cuore, e che l'economia, lasciata funzionare secondo i propri principi, produce un equilibrio grazie al quale ciascuno è portato a vivere al meglio, quando è diventato egemone questo modo di ragionare, è evidente che l'idea di implementazione della Costituzione, l'idea di piena realizzazione della Costituzione, ha perduto terreno, o meglio si è detto, la Costituzione si realizza da sola se funziona il capitalismo. La struttura essenziale della Costituzione è liberal-democratico, personalistica, social-democratica, perché hanno concorso diverse ricche e articolate ideologie nel disegnare la nostra Costituzione, la quale, essendo un progetto, è anche un'alea, cioè è come i dadi, vengono gettati e poi qualche cosa succede. È successo che fino a un certo momento il progetto, con lentezze, con ritardi, con ostacoli, però ha trovato gambe su cui lentamente avanzare. Da un certo momento in poi si è detto, ma insomma la Costituzione è figlia del suo tempo, è obsoleta, è troppo dirigista, è troppo statualista, e quindi si è parlato per l'appunto contro lo Stato sociale di riforme che venivano definite riforme liberali, di solito anche riforme coraggiose, che voleva dire riforme che faranno perdere consenso perché sono rivolte contro la maggioranza dei cittadini. Ora, che quelle riforme fossero liberali ha senso soltanto se si identifica il liberalismo con il liberismo, il che si può fare se si è appunto Einaudi o Hayek, e invece non lo si fa se si è Benedetto Croce. Come è noto, c'è stato a suo tempo un bel dibattito da cui è uscita l'idea che il liberalismo non è soltanto libertà economica di intrapresa, cioè che l'essere umano a cui si riferisce il liberalismo non è solo un imprenditore, ma è un essere umano che deve fiorire in tutta la sua complessità,
che è sinonimo di libertà. Quando la complessità diventa autocosciente è la libertà, e questo è un impianto idealistico, appunto, crociano. L'alternativa di scuola sostanzialmente austriaca, marginalistica, è la libertà di scegliere in favore della propria utilità, sulla base di informazioni che purtroppo sono diverse fra ciascun attore, perché la situazione di partenza è diversa. Questa libertà di scelta, statisticamente all'ingrosso, se lasciata libera, attraverso infinite interazioni, produce un equilibrio statistico che è tutto quello che ci possiamo aspettare da questo mondo, un ordine non progettato ma spontaneo, e questo è Hayek. Quando è stata scritta la Costituzione, venivano alla luce i tremendi abusi posti in essere dai nazisti nei confronti dei prigionieri nei campi, anche abusi di carattere medico. Ricordiamo che fra i processi secondari di Norimberga c'era anche il processo dei medici. I padri costituenti, con una preveggenza veramente impressionante, videro in ciò qualche cosa di importante, non marginale, ecco, e ne fecero oggetto di un articolo preciso della Costituzione, appunto il 32, nel quale si dice che nessuno può essere sottoposto contro la propria volontà a trattamenti sanitari, tranne che per motivi di sicurezza sia personale sia soprattutto pubblica. Ora, noi abbiamo una grande serie di esempi attraverso i quali si vede che i trattamenti sanitari obbligatori sono possibili e vengono effettuati. Un sindaco può fare un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, a carico di una persona pericolosa per sé e per gli altri. I bambini vengono vaccinati obbligatoriamente per motivi legati alla sicurezza dell'intero corpo sociale. È vero, tuttavia, è vero che la nostra Costituzione e le interpretazioni che sono date della Costituzione da parte della Corte Costituzionale dicono che i diritti non possono essere messi in gerarchia, cioè devono essere contemperati, non messi in modo tale che uno elimini un altro. Allora, nel caso della recente pandemia, non a caso non è stato istituito un obbligo generale di vaccinazione, formalmente, perché quello avrebbe presentato qualche problema costituzionale, mentre invece sono state istituite condizioni per le quali era estremamente più conveniente per il cittadino vaccinarsi che non vaccinarsi. La scappatoia, il pertugio di carattere formale è stato questo, non obbligo vaccinale, ma pressione in vario modo organizzata per portare le persone a vaccinarsi volontariamente. Questo non ha trovato controindicazioni di carattere costituzionale, cioè la Corte non ha detto che qui c'era un problema, insomma. Diciamo che è stata una posizione particolarmente dura, non seguita da tutto il mondo occidentale, di quello con il quale ci dobbiamo misurare, insomma, non seguita da tutto il mondo occidentale, che ha dato frutti che sono ancora controversi. Certamente qualche frutto lo ha dato, forse non sapremo mai se è stato fatto uno sforzo enorme per ottenere un risultato che si poteva ottenere per vie meno invasive. Però, ripeto, la questione sotto il profilo formale è non c'è stato un obbligo vaccinale. Politica ha a che fare col potere. Quando parliamo di politica non ci possiamo dimenticare questo.
e ha a che fare anche con la istituzionalizzazione del potere, con la regolarizzazione del potere. Al tempo stesso ha a che fare con la consapevolezza che il potere può anche non essere regolare, può anche non essere istituzionalizzato. Con il web, cioè passando parola sostanzialmente, si possono fare alcune cose, non se ne possono fare altre. Con il web, in determinate circostanze di debole istituzionalizzazione, si possono mobilitare masse contro le istituzioni e si può perfino, in determinate circostanze, provocare il collasso di quelle istituzioni. Bella, grande impresa. Poi la politica ha le sue esigenze. Chiede qualche cosa di più che uno scoppio di collera collettiva, di tante collere individuali sommate. No, chiede idee, chiede base intellettuale, base produttiva, chiede capacità di leggere il presente in modo realistico e di costruire, a partire da un punto di vista specifico, non oggettivo, da questo o da quell'altro punto di vista, in ogni caso di costruire un ordine. Quello che è successo nei paesi dell'Africa settentrionale lo dimostra. In determinate circostanze si può provocare un collasso, ma se non si va a mettere le mani negli ingranaggi del potere materiale, non soltanto del potere politico istituzionalizzato, ben presto ci si trova davanti a situazioni paradossali, cioè a situazioni in cui sembra che quella rivoluzione non sia mai stata fatta, oppure quella rivoluzione nata in una certa direzione si torce su se stessa e diventa sostanzialmente l'opposto di ciò che voleva essere, e sto parlando della situazione egiziana. Ora, il web è una forma di comunicazione, consente forme di comunicazione fondate essenzialmente sull'individualità. E sulla immediatezza e sulla velocità. Tutto ciò, in certe circostanze, può avere effetti politici, molto più spesso ha effetti apolitici, nel senso che molto più spesso l'energia che la soggettività, che il soggetto reca in sé, che potrebbe essere politicamente attiva, si esaurisce nell'espressione violenta, volgare, l'immediatezza diventa superficialità e il preteso esercizio di democrazia diretta diventa in realtà soltanto un esercizio di sfogatoio, come si dice, che o resta quello che è, cioè non serve a nulla, o viene strumentalizzato da abili gestori del web. In ogni caso, nulla che abbia a che fare con la democrazia diretta, che, se ha un senso, implica conoscenza e deliberazione, non immediatezza. Diretta non vuol dire immediata, diretta vuol dire che precede le istituzioni, cioè diretta vuol dire che la mediazione viene fatta in orizzontale e non in verticale, non vuol dire immediata. Questo dobbiamo dircelo. È una cattiva costruzione giornalistica parlare dei movimenti che nascono sul web come fenomeni di democrazia diretta. Poiché faccio il filosofo, ho una certa quale avversione a dimenticare i libri. Tuttavia, cominciamo dalla domanda più semplice, come un libro da riscoprire. Mi si consenta di menzionare un libro immenso del quale, che non è certo da riscoprire in sé, ma che certamente non è il libro più letto, anche nell'ambito degli specialisti della filosofia, cioè La logica di Hegel. Il libro più denso del pensiero filosofico moderno, una impresa intellettuale di affascinante potenza, paragonabile, che so io, alla Nona Sinfonia di Beethoven, una ricostruzione del mondo con la potenza del pensiero, che naturalmente è mediata da un linguaggio estremamente complesso, ma che è una grande cattedrale dello spirito. Libri da dimenticare, non da dimenticare, libri da
guardare per quello che furono, cioè espressioni di un tempo che in quel tempo ci parvero dire la verità e che oggi invece ci paiono proprio figli di quel tempo e non ci parlano più. Ecco, ve ne sono molti e non vorrei fare il torto a nessuno. Parlerò di un libro di cui ho curato l'edizione e la prefazione italiana, così viene meno ogni idea di denigrazione, se non nella forma della autodenigrazione. La democrazia totalitaria di Talmon è un libro che, collegando con troppa immediatezza Rousseau a Stalin, semplificava troppo le interpretazioni della storia del XX secolo. È da comprendere nel momento in cui nacque, è da comprendere nel momento in cui si decise di darne una versione italiana. Oggi, francamente, pare essere piuttosto una manifestazione di un errore di prospettiva, giustificato finché si vuole, tuttavia errore.